Noi siamo te? Che cazzo è una doppia personalità? Sono tornato. Ah, sta rivivendo la scena. Joshua! Fermati! Ti prego! Ah, Smettila! questa è la scena dove fa "Vieni a me, Ifrit!" Mi sa che è questa. Joshua mi aveva scelto come suo scudo. Voleva lo difendessi. Mi ha dato la sua benedizione. Dovevo proteggerlo quel giorno. Era mio dovere. Joshua. Mi dispiace. Ti ho deluso. Joshua è morto. L'ho ucciso io. E ho accusato un altro per ciò che ho fatto. Per sfuggire al senso di colpa. Io temevo che, accettandolo, avrei perso quel poco che restava di me. Sono scappato da tutto quanto. E ora sei pronto ad accettare la verità. Lo sono. So che non sarà facile, ma è ciò che devo fare. Affinché l'anima di Joshua finalmente riposi in pace. E quel cappucciato allora. Che cazzo? Ma noi Joshua l'abbiamo visto però quello incappucciato. Quello che era grande. Devo combatterlo? Chi sei veramente? Oh. Minchia, non ci sono arrivato, vaffanculo. Che bella la host, mamma mia.
Ah, ho schivato troppo lento. Sì, ti pare che è finita così? Oh cazzo! Dai, dai che ti countero. No. Porca troia. Ah, vedi il dominante. Mezzo trasformato. Capisco. Vuoi che impari dal tuo esempio? Stavolta no. Di fuoco infernale. Vedi, lui mi sta insegnando come utilizzare Ifrit. Yeah.
Non si scappa, eh? D'accordo. Non fuggirò più da te. Insieme. Sì. Ecco, vedi, ora sblocco il potere. Di scoprire chi siamo. Una volta per tutte. Ah, ecco, vedi, ho sbloccato il limit break. Sì, tipo la trasformazione. Esatto. Tipo la furia di Sparta. Mostrati, Ifrit. Vedi, anche il moveset è completamente diverso. Questo c'era nella demo. Madonna mia. Madonna mia. Quindi ora impara a controllare Ifrit finalmente. Per poi raggiungere la sua forma finale quando si riuscirà a trasformare addirittura in Ifrit. Perché per ora non lo controlla lui. O forse adesso lo controlla. Basta. Perché questa è la forma tipo da Aegon manifestato. Io conosco la verità. Non sei tu, Ifrit. Sono io. Oh Gesù Cristo! Madonna mia! Domanda ora è perché sei Ifrit? Cioè, come ha fatto questo Ifrit a venire fuori? Madonna, che scena bellissima. Ombra sconfitta. Fatto anche level up? Sì. Frammento del fuoco. Ah, quindi ora posso fare la spada del fuoco, tipo, perché la manifestazione del potere dell'Aegon Ifrit. Questo frammento di cristallo è caldo al tatto ed emette un leggero ronzio se avvicinato all'orecchio, che era come quello che avevo di Garuda. Madonna mia. Quindi lui ha visto se stesso in teoria. Un potere illimitato. Senti che risata malvagia. Anche se noi però abbiamo visto un Joshua, quello era Joshua. Insieme a quell'altra tizia che ha tirato sul cappuccio e lui sta andando a Rosalith. Minchia, puoi vedere, è come ho detto io, mi sa. Clive, ti senti bene? Josh, Clive è cattivo della storia. Jill. Non è niente. Sto bene. Clive è cattivo. Hanno rappresentato la storia di Shiva e di Ifrit. Ma
Basta inseguire fantasmi. L'uomo incappucciato non è qui. Andiamocene. Vedi, quel murales bisognerebbe vederlo completo. Sono due Clive perché lui ha negato la verità a se stesso. È come se avesse negato la verità a se stesso. Quindi è come se lui avesse vissuto nella negazione. Per questo lui vedeva se stesso. Perché Clive è sempre stato. Cioè, Ifrit è sempre stato lui. Solo che lui non l'ha voluto mai accettare. Clive, sicuro di stare bene? Qualunque cosa sia, puoi E quindi lui ha dirmelo. affrontato il suo demone interiore. Ho già fatto fatica a dirlo a me stesso. Però adesso ha accettato la Mi sono verità. scoperto un dominante del fuoco in questo castello. E da allora ho Ecco, continuato a lo scappare. sta spiegando lui. Ma ora so con certezza chi sono davvero. Il secondo Aegon del Fuoco, che uccise Joshua e rase al suolo questo castello, ero io, Ifrit. Clive. Quella notte ho spezzato delle vite e ne ho distrutte altre, compresa la tua. Ora devo espiare i crimini che ho commesso. Ma prima voglio sapere la verità. Come può esistere un altro Aegon del Esatto. Fuoco? E perché ha scelto proprio me? E questa è la domanda fondamentale. Chi è quell'uomo incappucciato? E che cosa vuole? Devo saperlo. E dato che sono ancora vivo, potrei anche rendermi utile. Lui come uomo incappucciato si riferisce a quello che lui ha visto quando gli ha detto Troveremo ti le abbiamo risposte trovato. insieme. Voglio sapere anch'io la verità. Madonna Gilles, sei stupenda, cazzo. Mamma mia. Potrai espiare le tue colpe quando avremo finito. Quanto sei bella, Gilles. Speravo lo dicessi. Non so come farei senza di te. Non sei mai fuggita dalla verità, neanche da piccola. Non sei cambiata affatto. Ti sbagli. Io sono cambiata. Ma non voglio più essere quella persona. Le cose che ho fatto sono imperdonabili. Eppure, sono servite a riunirci. Grazie, Jill. E ora lì c'è Joshua, eccolo. Se lui è qui, il turbamento che ho avvertito a Kerr era. È tardi, più di quel che pensassi. Quindi lui sa della natura di Ifrit e di suo fratello. Minchia, sono sempre più convinto. Ah, ha saputo della morte di Benedicta, forse? Dimmi chi ha fatto questo, oppure subirai la stessa sorte. L'uomo che ha consegnato. Che ha consegnato la bara. Ha detto che Sedd l'ha pagato. Sì. Lasciato libero con i tuoi adorati ratti e tu è così che mi ripaghi? Scoprite dove si trova. Lo schiaccerò, lo flagellerò e gli strapperò il cuore a lui e ai suoi luridi compagni.
giuro che li spedirò tutti all'inferno. Fuori. Subito! Sì, mio signore. Quindi quella cos'è? Gli hanno mandato la testa di Benedicta? Per una scatola così piccola. Ha scoperto della morte di Benedicta. Il senso della vita. Ifrit risvegliato. Clive ha ottenuto il controllo dell'Econ Ifrit, che gli consente l'accesso a nuove abilità degli Econ come combustione, un affondo infuocato che fa indietreggiare i nemici infliggendo danni continui e sblocca la barra di trascendenza. Gli slot per le abilità di Ifrit sono condivisi con quelli della Fenice e possono essere confermati nella selezione abilità del menu principale. Ah, ok, quindi non mi viene considerato come icon a parte. La barra di trascendenza si trova sotto la barra dei PV di Clive. Libera la bestia interiore di Clive e manifestati parzialmente in Ifrit premendo L3 più R3 quando la barra è piena. La barra si riempie in combattimento sia quando subisci danni, sia quando esegui con successo manovre offensive e difensive. Manifestarsi parzialmente conferisce temporaneamente una maggiore potenza e velocità d'attacco, una rigenerazione graduale dei PV e colpi spezzaguardia. Ah, faccio cazzo. Adesso dove andiamo? A Pozza Orientale. Devo ancora parlare col sindaco. Di Lady Anna, tra le altre cose. Sebbene non voglia andarsene, per me sarebbe più al sicuro con Sid. Va bene, dovremmo presentarglielo prima. Allora, quindi abbiamo detto che le tecniche si condividono con quelle della Fenice. Però le devo sbloccare, mi sa. Ifrit incanalato. Ah, ecco, vedi, sono dentro la Fenice praticamente. Fuoco fatuo. Invoca una tempesta di palle di fuoco che ruotano intorno a Clive danneggiando i nemici circostanti e assorbendo danni. Oddio, non mi fa impazzire tanto questo però. Ecco, questo già è tanta roba. Attacco in carica, sferrando diversi colpi e costringendo il nemico ad arretrare. Può essere utilizzata a mezz'aria. Trascendenza. Ok, questo invece... ma... Allora, io mi sa che per ora questi qua non li imparo. Perché sinceramente mi trovo molto meglio con il set della Fenice. Aspetto di avere i punti abilità. E la Madonna, che è sta roba? Ma è una figata sta roba, perché ancora non l'ho sbloccata? Invoca una gigantesca colonna di fuoco che brucia tutti i nemici colpiti dalle sue fiamme, ripristinando parzialmente i PV di Clive. Guarda che bella anche questa. Allora, ma in realtà... A me è venuto un dubbio, perché... Ecco, se io torno un attimo di qua... Lì c'era una porta che poteva essere aperta, ma credo che forse non si può aprire a causa della piaga? Perché giustamente loro mi hanno detto che nelle zone dove si manifesta la piaga non si può utilizzare la magia. Thorgal, che cosa c'è? Niente di buono, vero? Vieni. Ah, non si può entrare. Ah, vabbè. Ci avevo sperato in realtà. Perché giustamente quella è la stessa porta, vedi, che giustamente noi abbiamo aperto prima con lo spirito della Fenice.
E invece niente, sto cazzo. Bene. Come non detto. Niente, rip. Torniamo indietro. Oddio, sono andati gli imperiali. Hanno distrutto tutto. No. Perché Torgal si è incazzato? Eccola, gli imperiali. Cos'è successo? Imperiali, pagherete per questo. Ah, sono ancora vivo. È troppo comodo questo. Niente superstiti. Ordinerebbe una cosa simile. Io la trascendenza per ora non la devo fare. Wyvern da guerra imperiale? Cioè li hanno addestrati? Allora, il fatto del cappuccio comunque sia, secondo me non è del tutto risolto, perché lui ha visto se stesso con il cappuccio, perché appunto era lui Ifrit. Joshua, che abbiamo visto che veramente era il tipo incappucciato ed è l'altro dominante del fuoco. Ma la cosa che dobbiamo sottolineare è che in realtà Ifrit, almeno se è come la penso io, è Ifrit il cattivo della storia qua. Infatti Joshua era preoccupato. Allora, se hanno rappresentato la storia di Ifrit e Shiva, GG. Diventa un capolavoro. È finita. Io da un lato ci sto sperando in questa cosa. Come ti permetti? Come osi? Comunque si ricarica abbastanza in fretta la trascendenza, eh? Pensavo di no. Pensavo si ricaricasse un po' più lentamente, invece. Bruciamo tutto! I portatori e chiunque li abbia nascosti. Ordini dell'imperatrice Annabella. Funziona con questo. Pensavo di sì. Pensavo venissero considerati proiettili.
Mischini, minchia, li hanno ammazzati a tutti. Ma poi perché è giusto giusto ammazzarli adesso? Non è che è Joshua che li ha avvertiti. Vuoi dire che... Oddio, no, non ci voglio pensare. Che Joshua è in combutta con sua madre. Mi spiace, Lady Anna. Meritavi molto di più. Tutti lo meritavate. Ben più di mia madre. Siamo arrivati tardi. Gav. Clive. Perché attaccarlo adesso il villaggio? Ho agito per ordine della duchessa, eh? Chi ha avvertito? Boh, non lo so. Secondo me... Sapevamo che a Pozza Est c'erano portatori. Pensavamo che fossero al sicuro qui, ma qualcuno deve aver parlato. Se soltanto fossimo arrivati un po' prima, tutto questo non sarebbe mai successo! Cazzo! Mia madre ha sempre disprezzato i portatori. E che mio padre li accogliesse, mentre le altre nazioni li schiavizzavano. Che un incidente di nascita concedesse loro un potere. Non facevano alcun male. Perché ucciderli? Volevano solo essere liberi. Questo mondo lo considera un crimine punibile con la morte. Ed è per questo che lo cambieremo. Gav, vi aiuteremo. Pensavo aveste i vostri problemi a cui pensare. Infatti. Ma aspetteranno. In tal caso dobbiamo tornare da Sid e dirgli che avete cambiato idea. Ha sempre sperato che vi uniste a noi. D'accordo. Sarà meglio muoverci. Da quel che so, stava preparando un'altra escursione. E gli abitanti? Ehi! Potete occuparvi voi della situazione qui? Certo. Avranno una degna sepoltura. Grazie. A tutti. Quando volete, allora. È che è troppo strano che hanno attaccato il villaggio adesso. Ora, ratti, guidatemi alla vostra tana. Ah. Lord Kupka ha un messaggio per il vostro capo. Il problema è che non sa dove mandarlo. Ma figlio di troia. Ah no, allora non c'è, povero Joshua. Allora, qui... Mamma mia, la situazione è diventata incredibilmente bella. È diventato incredibilmente bello tutto, in generale. Perché... Perché Clive finalmente ha accettato di essere Ifrit. Ora, la domanda giustamente è perché però è nato Ifrit? Cioè... Perché è nato Ifrit? Perché esistono due dominanti del fuoco? Che è la domanda... È la domanda principale. Joshua è ancora vivo. E l'abbiamo visto. Ora però bisogna capire Joshua se sta agendo da solo oppure se è tornato da sua madre. Allora, vabbè, intanto ormai devo vedere questo video, lo dobbiamo vedere qua, perché se no non posso staccare nella mappa così. Ah no, a riparare agli sbagli, ok. Il solario di Sid Seer. Abbiamo molto di cui discutere. Ah ok, perfetto, quindi posso anche temporeggiare. Bene, perfetto, così qua posso salvare e posso fare tutte le mie cosucce senza problema. Ah, con la scheggia di Ifrit, però pensavo che qui si aggiornasse il fabbro. Forgio qualcosa per te. Invece no, vedi?
Non si è aggiornato un ca... Oddio. No, urlo... Ah, no, urlo tempestoso già ce l'ho. Finito? Bene. Meglio stare attenti, cupo. Va bene. Ok. Così la prossima... Cioè, così domani, che continuiamo domani, posso andare a parlare direttamente con Sid e vedere che cosa è successo.